Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Questa settimana, lo dico fin da subito, tratteremo un argomento un pochino più pesante rispetto a quello di settimana scorsa. Infatti la volta scorsa avevamo parlato dei film cancellati, insomma era un episodio un po' più frizzante, un po' più divertente, dove andavamo a leggere un po' le varie sfighe che hanno avuto i vari cineasti, chi poi è riuscito a farcela con molta fatica, vedi Terry Gilliam o George Miller, e chi proprio non ci è riuscito. Questa settimana invece mi sono posto questo interrogativo che mi ha abbastanza perseguitato per tutta la settimana, ossia come mai il cinema italiano è così unico, come mai tutti amano il nostro cinema. E diciamo che ho fatto molta fatica a trovare una risposta, nel senso che su internet, e questo lo dico anche nell'articolo, si trovano una manciata di video e di articoli dove alla fine si va a concludere sempre dicendo il cinema di un tempo era molto più bello, quello di adesso invece è un po' tutta spazzatura, non vale niente, cosa che secondo me non è vero. Altri invece facevano una semplice analisi della storia del cinema italiano senza poi arrivare a nessuna conclusione. Ecco, io quello che ho voluto fare con l'articolo che trovate sul sito e con questo podcast è cercare di raccontare le due anime del cinema. Nell'articolo troverete tutto il passato del nostro cinema italiano con una analisi molto veloce, molto semplice della nostra storia. E in questo podcast invece voglio parlarvi di tutti questi giovani autori, gli autori di oggi, che più mi hanno colpito, diciamo, e di come potrebbe essere il futuro del nostro cinema italiano. Ovviamente ci tengo a dire che è la mia opinione, che so che magari molti non la condivideranno, soprattutto adesso andrò a citare alcuni registi che magari non sono apprezzati da tutti, ma quello che voglio far passare con questo podcast è che non è tutto bianco e tutto nero, cioè non è tutto bello o tutto brutto, ma ci sono anche le cosiddette sfumature di grigio, cioè questa zona grigia in cui si trovano tante piccole perle del cinema italiano. Ovviamente, se devo citare i grandi autori italiani di oggi, non posso non citare Sorrentino e Garrone. Il primo che secondo me si avvicina moltissimo al cinema di Fellini e il secondo che invece si avvicina di più al neorealismo, quindi ad esempio al primo De Sica. Il primo ovviamente ha fatto grandi capolavori, vedi La grande bellezza, film amato e lodato in tutto il mondo, e tra l'altro ho letto qualche giorno fa un'intervista che aveva fatto Mainetti, dove andava il regista di Lo chiamano G. Grobot, dove andava a parlare proprio della grande bellezza di Sorrentino, dove lui spiegava com'è bello che un regista non romano sia riuscito a rappresentare alla perfezione l'anima romana, cioè questa contrapposizione di questi ambienti molto belli, molto storici, belli da vedere, che ti tolgono anche il fiato, con queste persone a volte un pochino anche sboccate. Lui citava ad esempio la scena in cui il personaggio di Tony Servillo passava vicino al Tevere e sentiva questi due runner che correvano e parlavano in questo romanesco molto sboccato. Poi ovviamente non possiamo non citare le produzioni estere, da There Must Be the Place con Sean Penn, a Youth con Michael Caine, fino alle due stagioni di The Young Pope, completamente fuori di testa, ma che veramente riescono ad intrattenere benissimo, un po' anche perché comunque si vede l'esperienza di Sorrentino, cioè quelle prove fatte da Jude Law, Silvio Orlando e in questa nuova stagione anche di John Malkovich, sono dovute grazie ad una direzione secondo me molto precisa di un autore che ha bene in mente questi personaggi, che li ha capiti, e secondo me anche qua è merito di tantissima esperienza. Dall'altra parte invece abbiamo Garrone che invece è un po' più neorealista, vedete film come Gomorra, che a differenza della serie, che secondo me vira un po' tutto un po' sull'assurdo, diciamo, cioè sì, ok, apprezziamo la fedeltà della ricreazione di alcune vicende, diciamo, di alcune situazioni all'interno della malavita, soprattutto del sud, ma con questi criminali che vengono un po' rivalutati come degli eroi, cioè sempre divertente vedere su Twitter gente che dice no, questo è il mio personaggio preferito, no, questo non deve morire, questo deve sopravvivere, parlando comunque di criminali tutto sommato. Invece il Gomorra di Garrone era un po' più tagliente, era un po' più realista. Invece poi nel corso degli anni diciamo che ha un po' virato, soprattutto mi viene in mente Il racconto dei racconti, film stupendo che mi piace come sia un film fantasy, e qui dopo parleremo un po' della rinascita del cinema di genere in Italia, ma che comunque non subisca le influenze dagli Stati Uniti, soprattutto dal Signore degli Anelli,
È un film comunque italiano che mi ha ricordato tantissimo le produzioni degli anni 60, quelle grandi opere mitologiche o anche quelle dei primissimi anni, dei primissimi del Novecento, in cui c'erano queste opere epiche, magnifiche come Quo Vadis, in cui comunque tutto era reale, tutto era tangibile, vabbè, un po' perché all'epoca non c'era il computer, ma soprattutto perché si voleva sottolineare l'aspetto artistico, il lavoro fatto da questi artigiani alle produzioni di questo film. Ecco, Garrone ha voluto fare lo stesso, ha adattato favole italiane e ha cercato di mantenere quell'animo lì, tutto è vero, tutto è tangibile, c'è pochissima computer grafica e tutto è molto bello. Oltretutto mi piace come abbia voluto riprendere uno stile molto italiano, adattare storie italiane ma con l'utilizzo di attori esteri, cioè comunque c'è Vincent Cancel, c'è Salma Hayek, insomma un cast internazionale. Per poi arrivare a Dogman, che è un film che a me non mi è piaciuto tantissimo, anche perché dovrei rivederlo, l'avevo visto con una mentalità forse un po' troppo sbagliata, che invece va un po' a riprendere lo stile di Gomorra, quindi questo stile un po' più neorealista, però tutto accompagnato da questa dolcezza di sottofondo che va poi a tramutarsi in vera brutalità. Il film non è particolarmente violento come ad esempio poteva essere Gomorra, ma comunque ti fa capire proprio la discesa di quest'uomo. Parlando un po' poi dei generi in Italia, voglio aprire una parentesi sulla commedia all'italiana, che ne ho parlato anche nell'articolo. È partita come una commedia che univa la satira con una critica molto pesante, infatti i film dell'epoca come ad esempio La Grande Guerra, che andava un po' a criticare questi stermini di massa inutili durante la Prima Guerra Mondiale, diciamo che un po' la critica che si fa è che la commedia italiana nel corso degli anni ha perso la parte critica per lasciare spazio solo alla satira, per poi passare proprio al vero e proprio demenziale. Diciamo che questo è arrivato un po' negli anni 90, da Vacanze di Natale, che comunque un pochino ancora presentava questo lato un po' più realista, cioè si rappresentava ancora l'italiano medio. Ci sono anche altri film tipo Yuppies, dove si andava a raccontare questi italiani imborghesiti con gli orologi di marca, eccetera. Per poi sì, diciamo che negli ultimi 20 anni un po' la commedia italiana è un po' stagnante, diciamo un po' perché secondo me ha preso le influenze dalla commedia demenziale statunitense, che poi magari vedremo anche in un altro podcast, che nel corso degli anni si è persa. Infatti se vedete le commedie demenziali dagli Stati Uniti di oggi, poche brillano veramente di qualità. Fortunatamente però oggi, grazie ad alcuni autori tipo Paolo Genovese o Luca Miniero, la commedia italiana ha ripreso un po' quei tratti di unione da satira e critica. Per esempio mi viene in mente Perfetti Sconosciuti, che è un film molto americano, è uno di quei film con l'high concept, cioè quei film che puoi riassumere in 5 parole, puoi vendere benissimo all'estero. Infatti Perfetti Sconosciuti mi sembra che ha avuto il Guinness dei primati per essere il film con più remake nella storia del cinema, perché è uno di quei film che puoi adattare a qualsiasi paese, in qualsiasi contesto, ma che oltre ad unire le classiche situazioni alla commedia, cioè si passa dalle classiche corna fino a comunque i vari equivoci. Anche Luca Miniero, per esempio, in Sono Tornato, che è il remake del film tedesco Lui è Tornato, c'è una critica a comunque la rivalutazione che si sta avendo in questi anni sul fascismo. È un film, diciamo, che di qualità non splende, nel senso che Lui è Tornato brillava perché era tutto improvvisato, cioè questo attore che si era messo nei panni di Hitler, che andava effettivamente in giro a vedere le reazioni dei tedeschi. Sono Tornato si vede che è un po' più finto, si vede che comunque molte delle reazioni sono state studiate a tavolino, ma comunque apprezzabile tutto il lavoro fatto da Luca Miniero e dagli attori coinvolti, che sono riusciti a sottolineare questo lato dell'Italia che, anche secondo me grazie ai social, si sta facendo notare molto, questo ritorno al volere, all'esaltazione dei totalitarismi. Passando invece ai generi, quelli un po' più di nicchia, passatemi il termine, come ad esempio l'horror o il film d'azione, alcuni esempi li troviamo nel cinema di oggi anche in Italia. Per esempio dell'horror mi viene in mente, appunto, come ho già citato, anzi non ho citato, come ad esempio il remake di Suspiria di Luca Guadagnino, un regista che in Italia non è mai stato accolto in maniera benevola, diciamo, infatti adesso lavora soprattutto all'estero, e che ad esempio con Chiamami col tuo nome invece ha ripreso molto dal cinema francese. Ecco, Suspiria per esempio, oltre a riprendere un grandissimo classico del cinema italiano, riprende molti connotati dal cinema indipendente americano,
vi ricordate, non so se vi ricordate il podcast che facemmo su Eggers e Ari Aster, diciamo, ecco che alcune influenze di quello stile lì li troviamo anche nel Suspiria di Guadagnino. E per quanto riguarda l'azione, non posso non citare Gabriele Mainetti e Matteo Rovere, il primo con lo stupendo, lo chiamavano Gigrobot, questo film che univa comunque questo realismo italiano, comunque questa... non c'è questa grossa morale all'americana, cioè il supereroe non è che rinasce dalle ceneri con un mantello che splende con questi costumi, con questi colori sfarzosi, no. Lo chiamano Gigrobot è tutto molto più semplice, tutto molto più contenuto e si sottolinea soprattutto la sofferenza e lo squallore in cui si vive in certe zone di Roma, ad esempio gli viene sottolineata la zona di Tor Bella Monaca. E Matteo Rovere invece, diciamo che lui fra tutti questi autori che vi cito è quello che prende più ispirazioni americane, cioè i suoi film come Veloce come il vento, che ha molta questa molto una storia molto americana, diciamo, anche se comunque tecnicamente veramente bello. Anche Il primo re è in dubbio l'ispirazione a opere come La passione di Cristo, che lì ad esempio recitavano in aramaico, in Il primo re recitano tutto il tempo in latino, insomma. Il primo re oltretutto utilizza tante scene di combattimento coreografate da americani, insomma si vedono di più le influenze degli Stati Uniti, ma comunque sono opere di ottima qualità e che dimostrano che in Italia si possono comunque fare dei blockbuster. Adesso io ve ne ho citati un paio, però sicuramente me ne sarò dimenticato qualcuno. Comunque il mio invito che vi do, diciamo, è di comunque essere curiosi, sperimentare, vedete un trailer di un film italiano interessante, andatevelo a vedere. Poi magari non sarà niente di speciale, però secondo me, ora come ora, dove la gente continua a lamentarsi del fatto che il cinema italiano è molto stagnante, che tirano soltanto le commedie di Checco Zalone, eccetera, invece secondo me bisogna cercare di andare a supportare questi giovani autori per dimostrare che il genere in Italia non è morto, ma anzi che può rinascere con questa seconda ondata che pian piano sta arrivando e che secondo me potrebbe far ritornare il cinema italiano ad un cinema di spessore in cui non bisogna soltanto aspettare le grandi uscite americane, ma si potrà iniziare anche a coltivare interesse per le produzioni nostrane. Bene, io ho finito questa mia lunghissima disamina sul cinema italiano, spero che vi abbia un minimo interessato e che appunto raccogliate questo invito che vi lascio a continuare a informarvi e rimanervi aggiornati sul nostro cinema. Settimana prossima parleremo di un argomento completamente diverso, ritorniamo negli Stati Uniti, parleremo di Pixar, questo studio d'animazione celeberrimo che ha fatto moltissimi film stupendi, diciamo, e che grazie a Disney Plus mi sono recuperato praticamente tutta la filmografia. Cercheremo di andare un po' ad analizzare perché questo studio è così amato e cos'è che rendono i loro film così belli, apprezzati e che li renderanno immortali nel corso di anni ed anni. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!